Scuole in Rete 3 2013-2014, Web Conference Provinciale, primo incontro del 6 marzo. Oggi affronteremo la creazione di una lezione sotto forma di mappa, di cui vediamo l'home page. Vedete se è un'immagine, una casella di testo e una freccia di avanzamento alla pagina successiva. Qui vediamo esattamente la mappa creata con gli strumenti di Mimio. Si tratta di caselle di testo, frecce. Mentre nella pagina successiva vediamo la stessa mappa creata con PowerPoint. È graficamente molto più pulita. Vediamo uno sfondo, delle caselle di testo e i vari nodi che si collegano alle pagine di approfondimento. Ecco il primo nodo, vediamo un testo, vediamo una risorsa sonora allegata, quindi un collegamento esterno a una pagina web, un sito di approfondimento. E infine la freccia di ritorno alla mappa iniziale. Ogni nodo viene sviluppato in una specifica pagina in cui possiamo allegare risorse varie, come ad esempio un filmato, per ritornare alla mappa iniziale.